Se ho capito bene, voi due vi siete fidanzati. Sì, Aldo e io ci siamo proprio fidanzati. Però, va bene. Felicitazioni. E poi ti arrabbi se ti do dell'ipocrita, Aldo. Ti devo una spiegazione. No, non hai nulla da spiegare. Pensa solo ad approfittare al meglio del tuo momento di gloria. Sapete, formate veramente una coppia perfetta. Proprio perfetta. Evviva l'amore! Evviva l'amore! Mi scusi, Victoria, non so com'è successo. Cercavo un libro e la parete si è aperta e io mi sono trovata... Non ti preoccupare, è una cosa che non ha importanza. Usciamo di qua. Che strano arredamento. Ma non starà aspettando un bambino? No, non aspetto un bambino. Allora, perché qui è tutto così? Se vuoi continuare ad essere l'insegnante d'inglese di mia figlia, se vuoi venire in questa casa, se vuoi essere amica di Miranda, fingi che questo posto non esista e non parlarne con nessuno. Posso fidarmi di te? Sì, certo. Bene. Certo. Spero che sia così. Usciamo, dai. Passiamo da dove sei arrivata. Andiamo. Dai, per favore. Ciao. Ciao. Ehi, acqua in bocca, eh? Io ti sto guardando e basta. Ok, va bene. Va bene. Sei formidabile in tenuta sportiva. Dici davvero? Mi piace vederti così. Anche a me piace vederti così. Così? Veramente... mi piace vederti in ogni maniera. Fingere mi costa sempre di più. Segreti inconfessabili? Che succede, Tom? Cosa succede a voi? A me non succede niente. Perché? Domandavo. Nessun motivo preciso. Mi stava solo dicendo che gli fanno un po' male i polpacci. Scusami. Credo che adesso me ne andrò un po' a riposare. Vado. Flirtavano, no? Sì, un'altra volta. E ora neanche lo nascondono. Quelli tramano qualcosa.
Sei un genio, Guglielmo. Non scorderemo mai ciò che hai fatto per noi. Sì, Guglielmo, grazie tante. Sei stato eccezionale, anzi formidabile. Bravo. Beh, guarda che non si parla con la bocca piena. Comunque dico a tutti voi grazie, davvero. Tu sei il nostro amico del cuore, beh, Guglielmo. Grazie, piccoli. Io l'ho fatto per voi, per aiutarvi. L'ho fatto perché penso che ognuno debba accettarsi per quello che è. E questa è la cosa più importante, no? E coi difetti e coi pregi che abbiamo, e riconoscendoli, impariamo ad essere felici di quanto ci ha riservato la vita. Sempre che uno non sia brutto come Rita, no? È vero, è vero. Non siate così cattivi. Rita non è brutta. Rita per me è una bellezza inconsueta. Più che una bellezza inconsueta, la definirei una bellezza inquietante. Per me non ha niente di bello. Permesso, avete visto per caso la signora Vittoria? Ci mancava soltanto lui. Speravo che almeno per oggi il signore non ci avrebbe disturbato. Io non lo riesco a sopportare, non lo tollero. Non ti preoccupare, Guglielmo, tocca a noi aiutarti. Lascia stare, non ne vale la pena. Altro mi messaggio, perdoni quindi... tanto, buon uomo. Che cosa la porta in questa landa sperduta del mondo? Scusa, non ho capito, tesoro. No, non posso credere che sia tu, Ilario Garcia Costa. Attento, Ilario, che non ti vedano i fratelli Rodriguez Balduena. Che brava! Di un po', non hai visto passare la signora Vittoria per caso? Era lì prima. Ah, davvero? Beh, tante grazie per l'informazione. Guardi che noi non abbiamo fatto nulla. E allora come avrei fatto a capire? Ho visto tutto, era distratto. Sì, come no, certo, certo. Siete stati voi a farmi cadere a terra. Ma che succede qua? Lei come mai è sul pavimento? Sì, infatti, cerco la signora Vittoria. Sul pavimento? Ma mi ha preso per un mentecato. Non la troverà sul pavimento. Andiamo, per favore, come le è venuto in mente? Se la vede, le può dire che la cerco. Le devo proporre un progetto molto importante. No, non mi dica. Non finisce qui. Che c'è? Si sente male? No, sto bene, che... Allora se sta come... bene, sì, ce sì, ne andiamo. Però mi dica. Prego, dove? Intanto mi parli del progetto. Scusi, dica dove? Pure a me, dica pure a me, voi me la pagherete. Però di qua, sì, di qua, di qua. Adesso torno. Non c'entro niente. Adesso torno. Avete visto che faccia? Mi posso appoggiare? Certo. Ok, ragazzi, se siete pronti, cominciamo la lezione. Ma certo. Eccoci. Bene. Voglio vedere dei veri allungamenti, perciò impegnatevi, fateli bene. Prima 10 serie da 30 addominali superiori e poi gli inferiori. Mi sento particolarmente buono oggi. Aspetti, aspetti, 10 serie da 30. Ma sono tantissime. E Raul, che ha più fiato di voi, le farà da 50, che te no, ne pare? 50? Professore, lei è impazzito, ma di brutto. Torna in classe ora. Cosa? Hai sentito? Per oggi hai finito. E smettila di lamentarti o andrò a parlare con la signora direttrice perché prenda le misure necessarie. Forza! Andiamo, ragazzi, ci muoviamo? In che lingua ho parlato? Renata? Ciao, amore, dove sei? Ho bisogno di parlarti. No, adesso non posso, ho lezione. Appena ho finito ti chiamo. Va bene, ma per il momento ti accenno qualcosa. Sono stata da Vittoria e ho visto cose che ti potrebbero interessare. Come vedi, la tua fidanzata non perde tempo. Volevo darti una mano e così ho fatto. Grazie, amore. Per me è molto importante. Grazie, Aldo. Per me è molto importante ciò che hai fatto. Sinceramente, non ho capito perché mi hai chiesto di comportarmi così. È difficile da capire perché è difficile da spiegare, però noi abbiamo fatto la cosa migliore. Migliore per chi? Per me no, di certo. Alessio non mi vuole più neanche vedere per il momento. Gli passerà, ti assicuro che è solo questione di tempo. Il tempo non risolve ogni problema, Luna. Magari... Oh, Guglielmo! Scusate, vi ho disturbato? Scusa, hai bisogno di qualcosa? Sì, no, beh, veramente stavo facendo una passeggiata. Mi sono detto perché non provo a passare almeno per questa volta dalla cucina. Perché, non dovevo? Buongiorno a tutti. Luna, per favore, mi puoi preparare un tè alla menta? Sì, certo, io vado subito.
L'ha saputo, signora? Che cosa? Poco fa la stava cercando quell'imbroglione di Patrizio, quel cantastorie. Eh? Canta? Sì. Canta e mangia con quattro pance. Con quante pance canta e mangia? Canta io lo sapevo. Non lei non ci ha capito molto. Niente, vero? Dov'è ora? Chi? Patrick. Oh, Patrick, wow. Comunque temo che lei si sia confusa, signora. Io sono lo chauffeur, non il suo segretario. Hai già finito di montare? No, no, hai visto Renata? Neanche l'ombra. Che strano. Voleva vedermi saltare e invece non è venuta all'appuntamento. Che le sarà successo? Ah, sei contento che ora sono amica di Luna? Sì, questo mi fa molto piacere. Luna è una bravissima ragazza e la cosa migliore che potessi fare era diventare sua amica. Bene, e tu hai molto tempo che la conosci? Luna? Te l'ho già detto. Ah, sì, hai ragione. E l'uomo che l'ha adottata tu lo conosci? Ciao. Giulietta, ma cosa fai qua? Non hai una lezione? No, ora no. Mi stavo occupando dell'orto. Ah. Vi sto disturbando? Sì, stavamo parlando. Sì, 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 ma ora vado. Io mi sono ricordato. Devo sistemare il cavallo. Prego. Ciao. Lo so che forse la cosa ti stupirà, però trovo che Toto sia carino. Ma stai dicendo sul serio? Sì, e non solo. Trovo che sia molto più carino di Giuliano. Giulietta, la smetti di vaneggiare, per favore? Ah, certo. Aspetta. Pronto? Ci risentiamo più tardi. Ah, Luna, sì. Perché mi chiami al cellulare? Ed è molto importante. Va bene, aspettami. Ti raggiungo, così facciamo merenda insieme. Certo. Ciao. Ma che cosa vorrà? Bene. Cameriere? Cameriere? Secondo te questo che vuole? Io non lo so. Sembra che creda che questo sia un bar. Guarda. Mi ha chiamato, signore? Sì. Desidera qualcosa? Ah. Ecco, sì. Per favore, portami un caffè. In una tazza grande. Tazza grande? Mm? Sì, con appena una goccia di dolcificante. Una sola? Una. Non sarà poco? Una goccia di dolcificante. Un caffè, per favore. In una tazza? Sì, grazie. Ragazzi, sentite, seduto di là c'è l'uomo che Guglielmo non riesce proprio a sopportare e vuole un caffettino. E come dice Guglielmo, è antipatico. Eccolo, zucchero, no? No, 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 no! Una goccia sola di dolcificanti, una sola! Va bene. Svelto, svelto. Dai. Ancora un po'. Trovato. Una sola, eh? Sì, una sola. Ecco fatto. Una sola? Sì, una sola, perché? È poco. Glielo portiamo? Sì, sì. dove eravamo? Lo so io. Ma com'è possibile che questo... Eccolo! Beh, alla buon'ora. Che servizio lento che avete in questo posto. Ma non è colpa nostra. Ma signore! Va bene, basta, basta. Gliene porto un altro? No, no, va bene questo, sennò chissà quando viene. Andiamo. Per me, Miranda ha una storia con Toto. Con Toto? Sì. Con Toto? Ma dai, per favore, Giulietta, non farmi ridere. Figurati se Miranda si mette con uno come Toto. Ah, perché no? Come perché no? Andiamo. Miranda detesta i ragazzi come lui. Non lo so. Fossi nei tuoi panni starei un po' più attento. Non vorrei che la tua ragazza ti stesse per fare una sorpresina. Ragazzi, che state facendo? Beh, diciamo che ci roviniamo le mani con questa specie di orto. Giulietta, io non mi riferivo a questo. Voi due confabulavate. Posso sapere di cosa? Beh, ecco, stavamo parlando... Noi di nulla di importante. Stavamo discutendo del collegio. Sì, sì. E invece di fare tante domande, perché non ci aiuti a piantare questa roba? Così ci sbrigheremo. Perché non tocca a me. E comunque voi dite bugie. Patrizia! Adesso! Guglielmo? Evviva! Voi!
ragazzi, così dobbiamo restare. Legati, uniti, inseparabili. Sì, Perla, sempre uniti. Certo, come veri amici. Come veri amici. Ah, benissimo, ecco qua la banda al completo. Che teppisti, ma vi sembra giusto quello che mi avete fatto? Ringraziate.